Quando ci siete? Sì, non lo so. Allora, iniziamo. Francesco Mastroianni, classe 1950, presidente dell'Associazione Culturale Nuovo Lavoro, corretto? Perfetto. Prima di entrare nel vivo di questa intervista, che però è più che altro una chiacchierata, questo è il senso, volevo ringraziarti a nome di tutta l'Associazione Culturale Buongiorno Gorizia e iniziare dal principio, dunque dalla nascita dell'Associazione Nuovo Lavoro. La classica domanda con cui volevo partire appunto, come è nata e perché è nata? Ma come è nata è semplice, è nata da un annuncio sul giornale di una persona che lavorava nel negozio di suo padre, che suo padre per raggiungimento d'età, è andato in pensione, ha chiuso questa attività, che era in via Obradan. Questa persona qua, che era il figlio, di 45 anni, si è trovato a cercare un lavoro. Naturalmente il suo lavoro che sapeva fare era fare il commesso, perché l'attività del suo padre è un'attività commerciale, un negozio. Questo ha cominciato a portare domande, a chiedere lavoro, eccetera, e è passato del tempo, ma non ha concluso nulla. A un certo punto si è trovato da solo e in questo articolo qua citava che se c'era qualcuno che voleva far parte di questo gruppo, cercare di far sinergia fra lui, di telefonare un certo numero. Io, leggendo quel numero, ricordandomi gli anni passati che poi racconterò, ho telefonato e ci siamo trovati, mi ricordo sempre, in via della Barca, alla prossimità dell'Espomego. Ci siamo trovati in sei. Queste sei persone, uno di questi qua, ci ha invitato in sua tavernetta a Gradisca e abbiamo iniziato questo discorso, che questa persona qua non trovava lavoro, si è trovato senza lavoro e si è trovato da solo. E io nel frattempo, mentre si dialogava, ho pensato, perché non fare un'associazione, in modo da poter raggruppare diverse persone, far sinergie fra loro e naturalmente sono tante persone, cercare di far gruppo questo e di crescere. Moltissimi anni fa, che anno questo era? È nato, allora, l'annuncio è nato nel 2008 in aprile, l'associazione poi è nata in settembre, ci siamo visti diverse volte, con la mia idea di fare questa associazione, e siamo nati nel settembre, però volevo anche fare una premessa. Perché questa associazione? E perché questo mi interessa mente con una persona come me che non aveva nessun bisogno del lavoro? Anche perché dopo un anno andavo in pensione, come questo è successo. E perché nel 1957 mio padre, lavorando al cotonificio Triestino, ha perso il lavoro. E ci siamo trovati una difficoltà, anche e soprattutto mio padre, una difficoltà di essere solo, di non poter trovare lavoro. Di avere questa difficoltà anche in famiglia, quando mio padre tornava a casa, mia madre diceva hai trovato il lavoro, e sempre le solite storie, fino a un certo punto mio padre non arrivava più a casa nel momento di cena, ma quando tutti quanti noi eravamo a dormire, proprio per non sentire mia madre, e si è trovato così. Questo ricordo, mi ricordo che siamo stati sfrattati dall'appartamento dove avevamo in affitto, avevamo comprato i mobili a piano e abbiamo dovuto restituirli, questo ricordo qua, ha fatto sì in modo di creare questa associazione. Ecco come è nata l'associazione. Quindi la associazione è un qualcosa che aveva già da molto tempo come sensazione. Possiamo dire che era in lei questo sentimento di voler poi aiutare anche le altre persone e quando ne è arrivata l'occasione, non so, ci ha ripensato spesso prima di farlo oppure è stata una cosa d'impatto? Ma quella sera è stata una cosa d'impatto, perché io sono anche abbastanza impulsivo, no? Ci penso okay. Sopra e parto, poi magari correggio il tiro, però parto. E lì più che altro era un richiamo, un ricordo che avevo 7 anni, un ricordo che di quello che ho passato con la mia famiglia, no? E potevo immaginare quello che passava una persona di 45 anni non trovando lavoro, sentirsi solo, ecco come è nata l'associazione. E quindi in concreto, una volta che siete riusciti a fondare l'associazione, quali sono stati i primi passi, come vi siete mossi, i primi progetti? Ma io faccio un po' di cronostoria, dico che noi siamo nati nel 2008 a settembre, però nei primi tempi non avevamo una sede, ci dovevamo riunire e noi ci siamo riuniti prima nella parrocchia di Campagnuzzo
e poi quella di Sant'Andrea, perché il parroco ci ha concesso questa sala e ci riuniamo una volta ogni due settimane, a lunedì. E lunedì ognuno di noi portava questo progetto, ma soprattutto per quel che riguarda il lavoro. E lì pian piano siamo cresciuti. Poi dopo ho pensato, se vogliamo crescere e vogliamo anche avere visibilità, bisogna trovare una sede. E soprattutto una sede anche un po' visibile, così, che abbia una certa caratteristica. E guarda caso, siamo nati, cioè, no, abbiamo trovato questa sede, ma perché un mio amico me l'ha data all'inizio come a titolo gratuito, era un negozio questo, ed è ancora questo mio amico, e ci ha affittato, cioè ci ha dato questo titolo gratuito, cioè a uso gratuito. E lì abbiamo messo a posto questa sede, era chiusa un po' di tempo, perché qui era un negozio di abbigliamento, l'abbiamo verniciato con questi noi volontari, siamo partiti in 10, dopo siamo rimasti in 8 perché qualcuno si è perso per strada, e così siamo nati in questa associazione, che è anche bella, perché è un centro storico dove c'era vivibilità, c'era passaggio, si voleva anche, tra virgolette, vedere un po' questa via che ricominciasse a nascere, a ricominciare a partire dove voi questa strada qua era famosa per il fatto dell'ex Slovenia, Jugoslavia, era tutto il commercio, ed ecco siamo nati in questa sede che ci ha portato anche tra virgolette fortuna. Questo è nato tutto, l'apertura di questa sede qua è stata proprio settembre 2009, dopo un anno mi ha fatto questa sede. E nel rapportarvi con le altre persone, alla popolazione in generale, com'è stato l'approccio? Perché so che per esempio adesso, dopo più di 10 anni che siete sul territorio, quindi si può dire che siete ormai un'associazione storica della nostra città, com'è stato crescere nel tempo? Graduale? Ci sono stati dei periodi in cui magari andava meglio, andava peggio? Ma noi inizialmente siamo nati soprattutto, inizialmente abbiamo avuto grandi difficoltà, perché come tutte le cose nuove non si è abituati a avere questo tipo di associazione, creare al di là dei progetti anche persone che si avvicinano a noi, è il motivo, perché evidentemente se tu crei un'associazione di cultura eccetera è più facile, ma uno, nuovo lavoro. Cosa? La gente entrava là dentro, diceva, mi date del lavoro. E cioè la parola dava così un po' un significato che non era il nostro, perché il messaggio del nuovo lavoro era creare questa associazione, ma per creare anche un lavoro in futuro, creando una cultura, alzando la cultura dei nostri soci, dei nostri iscritti, e poi a sua volta piano siamo anche, come abbiamo fatto anche dei gruppi diversi, quello che è stata la cultura, la poesia, ad altre cose. Siamo nati con quella tanto di pulire Gorizia. Infatti, se voi vedete ancora i nostri giornalini, siamo partiti quello puliamo Gorizia. Come puliamo, amo Gorizia. Aspettate. Ma non pulire, siamo stati proprio veramente a pulire nei giardini dove erano porchi, tra virgolette, anche siringhe e quant'altro, ma soprattutto per cercare di pulire le menti della gente. Dici, un lavoro culturale, sì, per cambiare la mentalità, e poi questo si deve riflettere anche poi nel mondo del lavoro e in tutto il resto. Poi dopo sono nati altri progetti, come il progetto Gorizia 2039, dove abbiamo fatto, cioè, questo progetto è nato soprattutto per cercare di costruire una società diversa, e ci siamo detto il tempo di 30 anni, anche se adesso con la telematica, forse anche molto, è tanto 30 anni, perché 30 anni oggi sembra un'era geologica. Corre molto veloce, no? Però quella volta lì, questo progetto qua, che devo dire è riuscito molto bene, abbiamo creato lì come la Fondazione Cassa Risparmio, c'è stata tanta gente, ci ha anche applaudito per quello, però anche se qualcosa era utopistico, perché cercare di poter cambiare in 30 anni una società diventa anche utopia, però comunque è partito questo progetto. In questo periodo, escludendo gli ultimi mesi che sono stati certamente particolari a causa della crisi sanitaria, avete qualche progetto in piedi? So per esempio che avete un giornalino, un bimensile se non sbaglio, come funziona il tutto? Sì, noi se vogliamo parlare del 2020 avevamo dei progetti in piedi che chiaramente abbiamo dovuto
abbiamo dovuto sospenderli perché effettivamente col coronavirus tutti quanti sanno che non si possono fare eventi eccetera, no? Non fra poco, diciamo mercoledì 3 giugno avrò un colloquio con l'assessore Aretti dove in cui riprogrammeremo di nuovo questi progetti ma nell'arco degli ultimi 6 mesi dell'anno. Beh, certo. Il progetto, i progetti sono nati per 12 mesi, però purtroppo 6 mesi sono andati persi e li progetteremo per gli altri 6 mesi dell'anno assieme. Il nostro progetto principale è quello di riversizzare un po' a parte il lavoro, perché abbiamo 3 segmenti. Abbiamo il progetto il lavoro, che è quello che siamo nati. Il secondo abbiamo il progetto della cultura, poesie, giornalino. E poi il progetto di riversizzare il castello, che è quello che mi preme di più. Anche quello è stato un mio progetto, perché io credo che siccome anche questi sono ricordi vecchi, io credo che in tanti anni abbiamo dimenticato il castello. Forse Gorizia si è forse, come posso dire, si è buttata più sul commercio di confine. E questo è il risultato che abbiamo, no? Se non avevamo il confine, probabilmente mettevamo, soprattutto i commercianti, del valore aggiunto e saremmo arrivati sicuramente sicuramente migliore. Però ci siamo arenati perché il denaro era facile. Il confine qua, l'ex Jugoslavia che portava 20 milioni di abitanti, il primo confine eravamo noi Trieste, perciò il commercio, anche se non avevi professionalità, andavi avanti lo stesso. E forse questo, ecco. Però ci siamo dimenticati quello che veramente è Gorizia. Gorizia è una bellissima città, c'ha storia, c'ha cultura. Abbiamo un castello che io sfido qualche città che ha un castello come il nostro, che si vede tutto Gorizia e a 2 passi dal centro, no? Che è in centro, no? E lì mi sono buttato anche perché questo anche sono ricordi, io sono nato in Piazza degli Amici, si andava sempre per via Favetti, su dal Vescovo e poi in castello, per cui diciamo che è anche una mia infanzia, e abbiamo fatto questo progetto di castello, e che è lì che portiamo avanti. L'ultimo progetto che abbiamo fatto 5 anni fa è il declinare del Medioevo, cioè che si svolge in 4-5 portate, si parla del Medioevo del castello di Gorizia. È riuscito molto bene, facciamo in 4-5 giornate, una giornata è tipicamente per lo studio e le altre 3 sono di movimento, di presentazione castello, cose animate. Questi sono i progetti base, però nel nostro paniere abbiamo la poesia, che ricordiamoci che noi siamo partiti come tanti anni fa con la poesia di Gorizia, adesso sono 2 anni che abbiamo fatto un concorso, Gorizia città degli innamorati. E anche perché è nata questa poesia? È nata perché noi Gorizia ci ricordiamo sempre come la guerra, la prima guerra mondiale, la seconda guerra, e allora ho detto, beh, facciamo un concorso di poesie e accendiamo questo lume, che forse negli anni non ci saremo più, ma forse Gorizia non parlerà solo della guerra, ma parlerà anche forse di amore. Ecco perché è nata così. Poi abbiamo questi progetti di lavoro che abbiamo sempre contatto col comune, questi adesso andremo anche a fare questo servizio ai giardini, che sono questi centri per i bambini, che partiremo il prossimo mese. Abbiamo il servizio alle scuole, abbiamo sempre operato anche nell'ambito della Gorizia, nel Gusti di Frontiera, nel campo del lavoro. Abbiamo anche i mercatini, che creiamo i mercatini tutto l'anno, la seconda domenica del mese, e più quei straordinari. Dove i mercatini? Dico i mercatini, hobbistica e poi anche artigianato, artistico. Okay. Abbiamo il gruppo dell'arte, che abbiamo creato anche questo, dove ci sono delle persone che vengono qui il giovedì, si riuniscono e cominciano a fare delle lavorazioni artistiche e dopo propongono a mettere questo mercatino. Poi col tempo abbiamo messo anche un magazzino, un mercatino in Piazza Vittoria, siamo presenti anche un mercatino nostro personale in Piazza Vittoria, e questo aiuta anche le persone ad essere attive e soprattutto non a perdersi nei bar e quant'altro. Ecco. Poi giornalino, che è nato diversi anni fa, per questo devo ringraziare molto, che ci aiuta molto il nostro responsabile, Marco Bisia, che è molto bravissimo, devo dire la verità, e che lui ci ha curato col giornalino, con una rivista che era un progetto nato con la Fondazione Cassa Risparmio, che ci ha sostenuto per un anno, e naturalmente questo progetto l'abbiamo portato avanti con le nostre difficoltà, con quei
con l'economia che abbiamo, però comunque è un giornalino che va in redazione ogni 2 mesi. Stiamo cercando di ampliarlo perché prima siamo nati con quella storico iniziale, che è il titolo del nostro giornalino, ma adesso l'abbiamo portato a livello anche provinciale. Siamo costruiti la parte destra di Isonzio, adesso cominciamo con la sinistra di Isonzio, no? In modo per cercarvi, stiamo così cercando delle persone corrispondenti, delle città tipo Monfalcone, Ronchi o Gradisca, per Gorizia, Cormons le abbiamo già e Capriva, ma della sinistra di Isonzio ci stiamo organizzando. Penso magari anche a tutte quelle attività che ci sono sul Collio e che in questo momento stanno forse soffrendo come tutto del resto. C'è la visione di analizzare anche quei temi, raccontare anche quelle storie? Ma noi sul Collio, soprattutto sul Collio d'Este Isonzo, ad esempio da parte del Cormonese, ci sono delle persone che curano e sono dentro e chiaramente scrivono anche sul problema del Collio. Mi pare che la penultima edizione ha parlato molto di questo, no? Soprattutto anche del raccolto, difficoltà, eccetera, no? E anche questo, sì. Non dimentichiamo neanche la natura noi, no? Perché siamo propensi anche alla natura. No? A 360 gradi. A 360 gradi. Tutto quello che ci pensa, cerchiamo di realizzarlo col giornalino, con lo scrittore, quello che si può. Quindi, in conclusione, se volessimo fare un sunto, potremmo dire che Associazione Nuovo Lavoro, ma che in realtà ha una visione a lungo termine, abbiamo visto progetto a 30 anni, che vuole cambiare e provare a cambiare la mentalità, agire sulla cultura per poi cambiare anche il mondo del lavoro, così? Sì, perché io credo che tutte le persone che perdono il lavoro, a parte i giovani che non lo trovano, ma i giovani hanno un aspetto diverso, in qualche maniera si inseriscono. Il problema è proprio la persona che perde il lavoro, che ha lavorato 20-30 anni o 15, cioè in un'azienda che non pensava sicuramente di poter pensare al lavoro perché aveva un lavoro, si trova da oggi domani senza lavoro. E lì c'è una mancanza anche culturale, perché chiaramente non si è adeguato. E poi devo anche dire una cosa, che questo è molto determinante. Io sono sicuro che i prossimi malati saranno proprio questi del lavoro. Oggi abbiamo il 57% dei casi su 100 che ha perso il lavoro, dopo un certo periodo non lo trovano più e non vanno neanche più a cercarlo, ma soprattutto si spaccano anche le famiglie. Questo è un dato realistico, no? Senza contare anche il problema di depressione, di perdita d'immagine, autostima di se stessi. Ecco, questa è una cosa che sicuramente in futuro ne pagheremo. C'è tutto questo mondo collegato che forse a un'occhiata superficiale non si riesce mai a cogliere. Ecco. Io credo che una persona che oggi ha il lavoro, anche se in questi ultimi tempi si sente sempre di più il problema del lavoro, eccetera, non può pensare e non può neanche immaginare trovarsi senza lavoro. Io credo che bisogna provare per vedere quello che c'è. Ci sono persone che perdono la dignità in una maniera talmente tale che l'avevano prima perché non hanno più cosa pensare. Non hanno neanche più cosa dire, cioè dico, fra 10 anni, 5 anni, progetti. Ma io tante volte quando vado a certe riunioni, eccetera, convegni, dico, ma ragazzi miei, dico, voi dovete pensare che queste persone qua domani ha un problema, cosa? Comprare il pane per i propri figli, pagare la bolletta perché li chiude la luce. Progetti di 15-10 anni, come voi parlate, soprattutto politici, eccetera, non conta più. Il problema è risolvere il problema immediato, perché questa è la realtà. Giusto una riflessione che mi è venuta sul momento, magari mi aiuti a completarla. Stavo pensando che il mondo del lavoro oggi, come comunque in passato, è in continua evoluzione. E c'è sempre quest'idea che esisteva in passato del lavoro come qualcosa che ottieni una volta e poi ti dà la stabilità, ti dà la sicurezza. Ecco, penso che in realtà stiamo andando in una direzione in cui viene sempre richiesta, penso anche soprattutto a noi giovani, la flessibilità, l'essere capaci di cambiare, il dover cambiare, essere costretti a cambiare lavoro spesso. Pensi che questa sia la direzione che continueremo a prendere oppure pensi che il mercato di lavoro potrebbe evolversi in un altro modo? Io credo che i tempi d'oggi e futuri sono proprio questo della flessibilità del lavoro. Soprattutto non esiste più un lavoro continuativo, esistono dei contratti eccetera, però devo anche permettermi di dire una cosa, questa mentalità non la puoi creare da oggi domani. Non puoi creare una persona di 50 anni questa flessibilità che non ha una mentalità
una cultura di questo genere. Ai giovani, naturalmente, che vivono in questo periodo qua, in questa era qua, sicuramente sarà il futuro questo. Ma una persona di 50 anni, 55 anni, le manca 8, 9, 10 anni di pensione, naturalmente il problema di questi contratti, un mese, due mesi, eccetera, bisogna creare una mentalità. E questo è molto difficile. Capito. Va bene, grazie mille. A nome di tutti quanti, e come dico sempre, ad maiora. Grazie a voi e auguri per la vostra associazione. Associazione culturale Nuovo Lavoro, corretto? Perfetto. Ok, ragazzi, scusate, avete tutti i minuti telefono. Scusate, io ho sentati come sono. Cioè, è stupendo. Questo lo mettiamo, è lo stesso. Sì, questo va in dubbio.